Ave Legionari. Abbiamo nella nostra serie di interviste abbiamo un nuovo nome importante. Nello studio del periodo imperiale abbiamo una specie di scontro tra i sostenitori di Costantino, che ha portato di fatto l'impero romano verso una dimensione nuova, più cristiana, per certi versi medievale, e un suo rivale, Massenzio, che è un nome magari meno noto, ma che in realtà poteva forse portare Roma verso un'altra destinazione, con un altro futuro, compiendo delle altre scelte. Allora noi, per fare un pochino luce sulla figura di Massenzio, abbiamo invitato questa volta Marco Cecini. Marco Cecini è un divulgatore e un ricercatore che si è specializzato enormemente nella figura di Massenzio e con lui faremo un gioco. Innanzitutto ti saluto Marco, ti ringrazio di partecipare alle nostre interviste. Grazie infinite a te, un saluto a tutti gli amici del canale. Allora, il gioco in che cosa consiste? Noi prendiamo il lemma della Treccani, che in una quindicina di righe ci racconta Massenzio, e poi nella narrazione di questo lemma io mi interrompo e chiederò a Marco di completare, ampliare il discorso. E quindi faremo un'intervista di una ventina, trentina di minuti che vi permetterà di scoprire un nuovo personaggio. Allora, se sei pronto, cominciamo. Andiamo sulla nostra Treccani. Allora, Massenzio. Marcus Aurelius Valerius Maxentius. Ecco, prima frase, imperatore romano, 278 circa 312, figlio di Massimiano, all'abdicazione del padre fu escluso dalla successione. Ecco, già solo in questa frase ti chiederei, brevemente ovviamente, però di farci capire cosa significa questo discorso imperatore, Massimiano, successione. Qual è la situazione in quella fase storica? Allora, la situazione in quella fase è di un impero romano diviso in quattro, per motivi gestionali principalmente. 70 anni di crisi di terzo secolo hanno dimostrato che il più delle volte deve combattere per tutta la vita contro vari usurpatori che sorgono un po' acclamati dalle varie legioni sotto il loro comando. Allora, Diocleziano, che era l'imperatore, il Massimo Augusto, chiamiamolo così, del periodo, decide di risolvere il problema alla radice, sceglie lui i suoi colleghi. Quindi, se l'impero lo dobbiamo dividere, non va in mano agli usurpatori, ma va in mano ai miei sottoposti. Quindi, lui sceglie un suo pari, tra virgolette, ma l'auctoritas rimane sempre nelle mani di Diocleziano. Comunque, sceglie un suo collega Augusto per l'Occidente, per se stesso tiene l'Oriente, e questi due Augusti a loro volta scelgono due Cesari, che sono dei loro vice, degli amministratori delle province più, diciamo, periferiche, ecco. Massimiano, come Augusto dell'Occidente, si colloca in Italia, a Mediolanum, dove fa costruire un bellissimo palazzo imperiale. Domina insieme all'Italia anche l'Africa proconsolare e la Spagna. Che succede? Che questo sistema ha un clamoroso successo. Pone fine alla crisi del III secolo. Per 20 anni i due Augusti e i loro due Cesari sconfiggono ogni nemico, riportano la pace, ristabiliscono l'ordine, ricostruiscono la macchina burocratica. Nel 305 Diocleziano vuole porre sotto stress, vuole fare un test con questa sua macchina apparentemente perfetta e vedere se questa macchina può funzionare anche dopo di lui, anche senza il suo carisma. Quindi nel 305 obbliga Massimiano a dimettersi insieme a lui, ad andare in pensione, facendo sì che i loro due Cesari, cioè Costanzo Cloro e Galerio, subentrino nel ruolo di Augusti e a loro volta scelgano due Cesari. Che succede? Tutti quanti nell'impero pensavano che i due Cesari sarebbero stati Massenzio e Costantino, perché Massenzio era figlio di Massimiano Erculeo, l'Augusto d'Occidente, e Costantino era figlio di Costanzo Cloro, che era il Cesare di Massimiano, ma che nel frattempo era diventato Augusto. Però non succede così. Non succede questo perché Galerio, che subentra a Diocleziano nel ruolo di Augusto dell'Oriente, non vuole avere i figli di questi ex imperatori in mezzo, diciamo, alle scatole, passami il termine, ma vuole metterci due suoi uomini, due suoi luogotenenti, di modo che, a parte
la porzione d'impero nelle mani di Costanzo Cloro, tutto il resto dell'impero, quindi tre quarti dell'impero, sia automaticamente gestito, direttamente controllato da lui. Per fare ciò esclude Costantino e Massenzio, solo che Costantino riesce a tornare per tempo nelle terre del padre e con l'appoggio e il supporto del padre riesce a ottenere la fedeltà delle sue truppe e a farsi eleggere imperatore alla morte di quest'ultimo, di Costanzo Cloro. Massenzio non è così fortunato, perché deve in qualche modo farsi eleggere da quel poco che rimane a Roma, quelle poche centinaia di uomini delle corti pretoriane, delle corti urbane, che tra l'altro, oltre che essere poche, erano anche state minacciate recentemente proprio dall'Augusto, nuovo Augusto d'Oriente Galerio, di essere mandate in pensione anche loro, perché a Roma un esercito sostanzialmente non serve. Dunque, allora, tu hai ottimamente riassunto, infatti il lemma sostanzialmente procede in questo modo: nel riordinamento dell'impero Massenzio fu messo da parte, egli volle resistere fuggendo in Gallia, ma perdette l'Africa, ribellatasi sotto la guida di Domizio Alessandro, e la Spagna, toltagli da Costantino. A questo punto inseriamo una riflessione che qua ovviamente nel lemma non c'è. Capiamo le due figure, cioè Costantino sarebbe nella mente, nell'immaginario anche dell'appassionato, Costantino viene visto come quello che con le sue legioni cala dal nord e sfrutta la religione cristiana, anche con quel famoso, diciamo, in hoc signo vinces, no? Cioè con questo racconto che molto spesso si dice è stato aggiunto successivamente nell'ambito della propaganda posteriore, e invece Massenzio che rimane a Roma e rappresenta il mondo classico, le vecchie tradizioni romane, la vecchia religione. Effettivamente c'è un punto importante. Secondo le cronache, appunto, Costantino avrebbe avuto questa visione riconducibile al Cristo, mentre invece poco prima della battaglia di Ponte Milvio, che sarà lo scontro decisivo, Massenzio avrebbe consultato i libri sibillini, che invece erano un antichissimo testo che apparteneva alla più antica tradizione religiosa romana. Ci vuoi far capire un po' qual è la tua opinione su questi due personaggi? Cioè, è vero? C'è quindi uno scontro di vecchio e nuovo? E perché? Diciamo che la situazione è un po' più sfumata. Allora, sicuramente io non appartengo alla corrente positivista, dato Costantino a un mero opportunista che ha sfruttato il cristianesimo per soli scopi politici, diciamo. Io credo che Costantino a un certo punto si sia veramente convinto che un Dio in qualche modo lo stava spingendo sulle ali del successo, sulle ali della vittoria, e si aspettava in cambio determinati provvedimenti da lui. Le politiche di Costantino, anche immediatamente successive a Ponte Milvio, dimostrano in qualche modo il cambio di passo. Pensiamo alle leggi, per esempio, per sopprimere la fruizione degli auspici, l'utilizzo degli auguri nelle case private, ad esempio, o tante altre piccole leggi che in qualche modo mettono il cristianesimo in pole position rispetto a tutte le altre religioni dello Stato, perché hanno una serie di favoritismi, di sgravi fiscali, ma non solo, di agevolazioni. Quindi Costantino in qualche modo paga il suo debito nei confronti di questa divinità che lui, secondo me, convintamente a un certo punto ritiene che effettivamente è dietro di lui, è dietro i suoi successi. Massenzio, io credo che fosse sicuramente un tradizionalista, non dimentichiamoci però che era un siriano, quindi era di cultura greco-romana, ellenistica, molto probabilmente influenzato dalle dottrine neoplatoniche che proprio in quegli anni Gianblico di Apamea stava in qualche modo riportando in grande auge, anche legati a fenomeni come la teurgia, quindi la pratica di riti molto particolari per entrare in connessione diretta col divino. E noi abbiamo le fonti antiche che rimproverano a Massenzio proprio queste cose. Quando lo chiamano, quando lo rimproverano di fare, diciamo, superstiziosa maleficia, oppure lo accusano di essere un mago, un necromante, lo stanno accusando di questo. Nell'ottica di cristiani e di panegiristi ostili, chiaramente queste ritualità, queste ancestrali liturgie vengono viste come superstizioni, come magie,
E quindi ecco, abbiamo già probabilmente uno specchio di due uomini, uno più proiettato verso questa religione in qualche modo rivoluzionaria, che viene dall'Oriente ma che non è nel solco delle precedenti tradizioni orientali, è in qualche modo dirompente, è una religione che si rivolge agli schiavi, alle vedove, agli orfani, ai poveri, a chi non ha niente. E Costantino probabilmente capisce la potenza dirompente, di rottura di questa religione, in qualche modo la sfrutta, perché questa rottura gli permette di riplasmare il mondo dell'impero romano a sua immagine e somiglianza, e lo fa. Però io credo che al di là di questo poi il personaggio avesse anche delle convinzioni personali, il che, attenzione, nel mondo antico non è assolutamente in contraddizione. Diciamo, essere dei vincenti, perseguire i propri obiettivi, le proprie, diciamo, ambizioni personali ed essere profondamente religiosi non erano qualcosa che era in contrasto, anzi era del tutto in linea. Io sono ambizioso, io vinco, io ottengo successi, io riesco a plasmare il mondo come dico io. Perché? Perché c'è una divinità che me lo permette e che mi appoggia e che vuole che io faccia questo e continua a farmelo fare perché quello che faccio gli va bene. Massenzio, d'altra parte, trova nella tradizione il solco da seguire e cerca, forse, ahimè, perché io simpatizzo ovviamente per questa prospettiva, però fuori tempo massimo cerca in qualche modo di riportare su binari più canonici l'impero romano, anche attraverso la consultazione dei libri sibillini, ma per non perdere le proprie radici, le radici romule, le radici ancestrali, gli antichi riti, Romolo, Remo, i Dioscuri, la Dea Roma, ecco, tutte mitologie che in qualche modo costituiscono un'identità, non del romano latino dentro il raccordo, diciamo, ma un'identità che è il collante di uno Stato che è multisovranazionale, multiraziale, ma che si riconosce dietro un'unica struttura ideologica. Ecco, infatti cerchiamo anche di sfatare un mito, perché l'appassionato medio di solito è portato a pensare, anche dalla narrazione, Costantino dalla parte dei cristiani ha... Se ci fosse stato Massenzio, il cristianesimo sarebbe stato debellato. No, 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 perché dice, divenne, qui cercava di restituire la dignità di capitale con grandiose costruzioni, come per esempio la Basilica sulla Via Sacra, e dove svolgeva una politica benevola verso i cristiani. Cioè, abbiamo fonti che ci confermano che anche Massenzio avrebbe fatto pace con i cristiani. Assolutamente, questa cosa, diciamo, ormai è stata completamente recepita, ne hanno parlato i più grandi studiosi, Barnes, Lenski, Corcoran, ormai si parla di un editto di Massenzio. Recentemente noi abbiamo studiato proprio questi argomenti insieme ad alcuni miei colleghi ricercatori, Diego Serra, Fabio Manuel Serra, Alessandro Podda. Abbiamo lavorato su due epistole inedite rinvenute presso la Biblioteca Marciana e mai tradotte né studiate. Una di queste due epistole, intitolate entrambe a Massenzio, scritte in greco. E una delle due è proprio un editto abrogativo. E che cos'è che abroga Massenzio? Le precedenti disposizioni di Diocleziano. Quindi abroga gli editti di persecuzione e al tempo stesso dona liceità al culto che lui chiama dei nuovi dei, quindi automaticamente lui li sta inserendo nel Pantheon romano. Abbiamo anche una serie monetale di Massenzio, una serie di Aquileia, all'interno del Tempio di Roma, sul retro di questo conio, si vede che nel timpano del Tempio di Roma Massenzio fa collocare la croce cristiana. Questa è una simbologia molto potente, perché dice il cristianesimo è uno dei culti che noi abbracciamo. Abbiamo il culto di Iside, abbiamo tantissimi culti stranieri, Mitra, Serapide, abbracciamo anche il cristianesimo. Adesso fate parte di noi, della nostra struttura, e Massenzio donerà ai cristiani, questo ormai è archeologicamente accertato, il primo episcopio della loro storia, San Sebastiano fuori le mura, che al tempo si chiamava la Basilica Apostolorum, e che sorge a pochissime decine di metri proprio dalla sua villa sulla via Appia. Quindi Massenzio va a donare suoi territori privati, suoi terreni privati per la costruzione di questa importante basilica. Quindi la libertà, l'elezione di vescovi dopo tantissimi anni, la restituzione dei beni, la costruzione di nuove chiese. Costantino, certo,
avrà il primato di far costruire le chiese non fuori dalle mura di Roma, ma Assenzio non ebbe ancora questo coraggio, perché Roma voleva che restasse probabilmente città pagana, almeno nelle sue mura, nel suo intimo, diciamo. Costantino costruisce basiliche cristiane all'interno delle mura, sulle caserme degli Equites Singulares, che fa abbattere, radere al suolo, e sopra ci costruisce San Giovanni il Laterano. Però i due personaggi non erano così tanto diversi sul tema, avevano capito che il cristianesimo in qualche modo andava integrato. Costantino forse fa un passo in più, oltre a integrarlo lo favorisce, e questo Massenzio credo che non l'avrebbe fatto, perché era profondamente pagano. Quindi integrare sì, accettare sì, uguaglianza sì, favorire probabilmente no. Il lemma della Treccani finisce dicendo: Massenzio affrontò Costantino presso il Ponte Milvio, ma fu vinto e trovò la morte nelle acque del Tevere. Ecco, questo dà luogo, secondo me, alle ultime tre domande della nostra intervista. Primo, Massenzio avrebbe potuto aspettare Costantino e costringerlo ad un assedio nei confronti di Roma, che sarebbe stato devastante e anche forse inaccettabile per l'opinione pubblica. Perché secondo te, che avrei certamente studiato nei minimi dettagli tutto ciò che sappiamo di Ponte Milvio, Massenzio ha scelto una battaglia campale? Come in tutte le cose, non c'è mai una sola causa, ma ci sono una serie di motivazioni. Una delle tante ce la dà Lattanzio, il quale ci parla proprio effettivamente di una Roma un po' turbolenta, una Roma che vede di malumore queste sconfitte che l'esercito di Massenzio ha subito nel nord Italia, prima che Costantino arrivasse, insomma, alle porte della città, e probabilmente comincia a mormorare, chiede al suo imperatore: ma perché ti rintani dentro? Perché non lo vai ad affrontare? Perché non esci in battaglia allo scoperto e lo distruggi? Al tempo stesso è probabile che alcuni sobillatori, agenti costantiniani, stessero già agendo all'interno della città, magari propugnando rivolte o malumori o piccoli dissidi, e facendo circolare magari qualche moneta per comprare le persone al posto giusto. Probabilmente anche il Senato aveva cominciato un attimino ad agitarsi, perché dopo la vittoria di Ponte Milvio noi abbiamo la certezza che molti dei gerarchi di Massenzio faranno sotto Costantino una carriera ancora più grande. A un certo punto, vedendo questo clima e anche in considerazione del fatto che l'esercito di Massenzio probabilmente era stato decimato nelle campagne nel nord Italia, i panegirici latini dopo la battaglia di Verona ci parlano di un esercito di Massenzio talmente grande e talmente tanti erano i prigionieri che non bastavano i ceppi per incatenarli. Quindi Costantino fa fondere le spade e con quelle spade li incatena, perché non si volevano arrendere e non volevano passare con Costantino. Questo ce lo dicono i panegirici, delle fonti ostili. Quindi semplicemente per dire che probabilmente Massenzio a Ponte Milvio non aveva questo esercito sterminato, e anche per quel motivo lui probabilmente ha paura di non riuscire a reggere la pressione di un assedio da fuori le mura e di dissensi e rivolte all'interno. Quindi decide probabilmente, per un punto d'orgoglio, in affidamento agli dèi, perché anche la data che lui sceglie per la battaglia finale, il 28 ottobre, non è casuale, è la stessa data nella quale lui viene acclamato imperatore. Quindi probabilmente rivolgendo la sua ultima fiducia agli dèi, dice: voi che mi avete voluto in questo posto, se volete che io continui a starci, aiutatemi. Esce in battaglia anche per non sottoporre Roma ai rischi di un assedio. Oggettivamente, quando il fronte interno non è compatto, subire un assedio è molto pericoloso. Probabilmente Massenzio non vuole rischiare che questo assedio di Roma si tramuti in un'Iliade 2.0. Lui non vuole vedere Roma bruciare, non vuole vedere l'esercito nemico sciamare in città, sangue per le strade, non vuole che il suo nome sia scritto a questo episodio. Tu ti rendi conto, l'ultima volta che Roma è stata saccheggiata al tempo di Massenzio risale al saccheggio di Brenno e dei suoi galli. Quindi, insomma, sinceramente Massenzio probabilmente non voleva essere il secondo dopo Brenno. Quindi semplicemente, ecco, lui affida la sua vita agli dèi ed esce in battaglia il 28 ottobre. Probabilmente gli eserciti si equivalevano,
non sto dicendo che si va a far ammazzare, forse pensava davvero di potercela fare. Io ho calcolato, secondo le stime anche degli storici moderni, hanno fatto dei calcoli, poi la piana di Tor di Quinto dove si svolge lo scontro non è grande, ma non è talmente enorme da poter parlare di centinaia di migliaia di uomini. Probabilmente tu lì già con 40-50 mila uomini già l'hai saturata, perché comunque ha dei limiti, c'è il Tevere da una parte, i monti dell'Abaro da un'altra, insomma, quindi non si può fare troppo. Diciamo 25.000 uomini per parte mi sembrano delle cifre ragionevoli per questo scontro. Il problema è che gli uomini che aveva in mano Massenzio, tolti i 10.000 pretoriani addestratissimi, che guarda caso mantengono la prima linea fino alla fine, non cedono di un millimetro, e Costantino, ammirato da tanto coraggio, li risparmierà. È vero che li manderà sul Reno a servire alla frontiera, perderanno tutti i privilegi, però non moriranno, perché comunque i panegirici ci dicono che Costantino rimane ammirato dal coraggio di questi uomini, ma tutti gli altri erano reclute, di fresco reclutamento, probabilmente truppe africane o truppe dell'Italia suburbicaria che in fretta e in furia erano state messe su per far fronte all'invasione. Purtroppo quando il fronte della cavalleria di Massenzio cede di fronte a queste cariche, tutte le truppe di fanteria della retroguardia, costituite proprio da questi uomini di fresco reclutamento, vanno nel panico, perché vedono il fianco del loro schieramento che ha ceduto, hanno paura di essere travolti, aggirati, e quindi scappano. Vorrei da te una in conclusione, forse tu sei uno dei migliori o uno dei più interessanti a cui fare questa domanda. Concludiamo con una grande domanda: come sarebbe stata Roma se avesse vinto Massenzio, e se secondo te avrebbe mantenuto Roma come capitale, o anche lui avrebbe scelto Costantinopoli, o comunque avrebbe spostato il baricentro del potere? Cioè il classico what if, cosa sarebbe successo se? Credo che su Massenzio non ti puoi esimere da questa domanda, questa ucronia che ogni tanto si fa. Guarda, innanzitutto dovremmo un attimo capire se Massenzio avrebbe avuto l'interesse a riunificare l'impero sotto di sé, o se si sarebbe accontentato della pars occidentis. Credo che si possa dire che Costantinopoli, in tutti i casi, anche nel caso in cui non fosse andata direttamente nelle mani di Massenzio, ma ci fosse stato un altro collega a Oriente, perché poi nel frattempo Massenzio aveva sviluppato un'alleanza con Massimino Daia, probabilmente Costantinopoli, o almeno non nella misura in cui poi noi l'abbiamo conosciuta nei secoli successivi, non sarebbe mai nata. Roma, al contrario, con gli eredi di Massenzio e con Massenzio stesso, immaginiamo 30 anni di regno di Massenzio, sarebbe stata una città molto diversa. In 6 anni lui cambia la faccia di questa città, immaginiamo cosa avrebbe fatto in 30. Probabilmente le mura sarebbero state alzate ai livelli di quelle di Onorio di un secolo dopo, ma con la differenza che ci sarebbe stato un esercito dentro per proteggerle, perché Massenzio aveva ripristinato l'esercito di Roma ai livelli di Settimio Severo di 100 anni prima, quindi almeno 25.000 uomini in armi a protezione della città. Con mura così grandi vuol dire che Alarico quello che ha fatto non l'avrebbe mai fatto. Le flotte pretorie che Costantino ha disbandato e inviato a Oriente, le triremi rimanenti, le quadriremi rimanenti, sarebbero rimaste a Ravenna, a Capomiseno. Immaginate dunque Genserico che viene e tenta di prendersi l'Africa, gli arrivano addosso le flotte pretorie e non passa un bel quarto d'ora. Molti scenari che si svilupperanno successivamente sarebbero cambiati, perché le decisioni che Costantino prese, che in quel momento potevano sembrare anche ragionevoli, perché Costantino voleva smilitarizzare un territorio che poteva in futuro procurare altri usurpatori, come aveva sostenuto Massenzio. Il problema è che avranno degli impatti devastanti nei secoli successivi, perché da una parte tu hai sì fortificato l'Oriente, ma l'Occidente perde molte delle garanzie difensive che aveva. Volevo proprio un'ultimissima domanda, che va anche leggermente, diciamo, sul tuo personale, sulla tua scelta. Tu non sei solo uno studioso, non sei solo un ricercatore. Io ho visto sui tuoi profili, cioè tu fai anche rievocazione,
ti vesti con particolare accuratezza, con particolare ricerca, come Massenzio, cioè sembri quasi incarnare Massenzio. Ecco, questa tua scelta è una scelta un po', voglio dire, o strana o difficile, perché è facile, molti vogliono interpretare Cesare, Augusto, Traiano, cioè i vincitori, mentre tu hai scelto di dedicare con forte passione personale la tua rievocazione a uno che poi alla fine però è un perdente della storia. Perché hai fatto questa scelta così complicata? Perché hai fatto questa scelta più difficile rispetto alla norma? Guarda, la butto un po' sul ridere. Credo che ci sia qualcosa di patologico nel mio modo di fare. Noi viviamo in un mondo che presenta numerose storture, numerose ingiustizie. Mi piace pensare che in qualche modo il mio impegno come rievocatore, ma anche come ricercatore della figura di Massenzio, possa in qualche modo darmi quel bisogno di giustizia che non riesco a trovare nel mondo intorno a me. Massenzio ha subito delle ingiustizie clamorose. Credo che la storia sia in enorme debito nei suoi confronti. È stato chiamato un demonio, un anticristo, persecutore dei cristiani, quando è stato il primo a dare la libertà di culto ai cristiani. Ha restituito a Roma monumenti e dignità, erano 100 anni dai tempi dei Severi che nessuno investiva la città così tante energie come ha fatto lui. E lo ha fatto in un breve regno di 6 anni durante il quale gli eserciti romani, non di barbari, gli eserciti romani, è tutta un'altra cosa, eh? Affrontare le tribù del Reno e affrontare 40.000 uomini in armi romane. Ha subito la morte del figlio primogenito, la ribellione dell'Africa che l'ha privato della nonna e ha scatenato una carestia gravissima in Italia e su Roma con conseguente ribellione della plebe. Il tradimento del padre che di fronte al popolo e di fronte al suo esercito gli ha strappato di dosso il mantello porpora simbolo del potere per metterselo addosso lui. Queste sono cose che proverebbero qualsiasi uomo. Io mi chiedo, Costantino, se sarebbe stato tale subendo tutto questo. Massenzio, nonostante ciò, ha fatto tutto quello che a mio avviso doveva. Si è comportato in maniera giusta, dando la tolleranza, la libertà, perché non è mai giusto uccidere le persone solo per quello che pensano. Diocleziano fa il ragionamento diverso con i cristiani, dice: o fanno come dico io o io li ammazzo tutti e quindi mi risolvo il problema. Credo quindi che bisognerebbe riscoprire questa figura e quantomeno dargli la dignità che merita, perché se Costantino è stato grande, io questo ci tengo a dirlo, io non sono un anticostantiniano, io ritengo che Costantino sia stato una figura gigantesca, ma lo è stato anche perché ha sconfitto uomini grandi come Massenzio e in qualche modo si è inserito nel solco delle politiche che loro avevano inaugurato, assorbendole e facendole sue. Questo è molto importante. Beh, allora non possiamo che ringraziare Marco anche per questa, non voglio chiamarla rivelazione, però questo giudizio anche suo personale, cioè io volevo capire anche l'animo con cui facevi questa cosa, quindi ti vogliamo ringraziare delle informazioni che ci hai dato, della passione che ci hai trasmesso, quindi grazie. Sarai sicuramente, lavoreremo insieme, quando realizzeremo la monografia su Massenzio non potrai che essere il nostro consulente, questo è assolutamente sicuro. E quindi, è un onore, grazie. Ci mancherebbe, quindi grazie ancora. A questo punto, come è tradizione del nostro canale, io e Marco vi invitiamo a seguire l'intervista e a iscrivervi al bar di Roma Antica, perché se non vi iscriverete, Massenzio e Marco, quindi lui e Marco, il suo rievocatore più moderno, verranno a casa vostra e vi faranno male forte, perché sono secoli di rivalsa che stanno covando. Quindi per non essere i pretoriani, esatto, quindi per non essere menati, bucherellati, devastati da Massenzio e dai suoi pretoriani, ringraziamo di nuovo Marco Cecini della sua partecipazione, un carissimo saluto e alla prossima intervista. Grazie, ciao.